Sì. No, ecco, posso. Una cosa, posso un attimo? È uno spunto questo. Perché uno dice, io ho a che fare con i ragazzi e quello che succede in campo giustamente è vostra responsabilità. Voi in quel momento siete i facenti funzione dei genitori, ok? Però io dico, vi siete mai chiesti se la responsabilità la sentite anche negli spogliatoi o quando si organizza la cena e siete fuori? Tu mi direi di sì. Io la sento la responsabilità, sì, se negli spogliatoi... No, a cena no, però lo spogliatoi... A cena no. Però per esempio sei a cena con tutti i tuoi giocatori. A un certo punto state mangiando la pizza, il tuo giocatore comincia a mettersi le mani al collo, diventa rosso e comincia a tossire. Che cosa fai? In quel momento sei tu che dici, oh porca miseria. Ecco perché dico, non c'è solo il campo, c'è anche fuori. E in quel caso che cosa fai? Tu cosa può venirti? Sta mangiando? Ti è venuto? No? Il boccone è distorto, quindi vuol dire che il boccone è nelle vie aeree, verosimilmente, non riesce. E in quel momento cosa fate? Chi l'aiuta? Chi l'aiuta? E no, sono due le manovre che devi fare. Perché poi alla fine quello di cui quello stiamo parlando sono, diciamo, gli eventi che spesso succedono. Non stiamo parlando di cose rare che allora uno dice, vabbè, non posso sapere tutto, se no avrei fatto il medico, avrei fatto altre cose. Però ci sono spesso, succedono queste situazioni, dove uno dice, se avessi fatto quella manovra, perché la cosa peggiore è dopo che dici, se avessi fatto questo, probabilmente non sarebbe successo quest'altro. Okay? E come diceva, non muovo o non riduco la spalla perché io sono bravo che riduco la spalla in campo, perché se io la riduco e poi mi rompo l'osso, non sono stato bravo, sono stato negligente. Con il fatto che la lussazione, con il riposo e non sei libero dal dolore, nel giro di 30-45 giorni la risolvi. Se ho la frattura devo essere sottoposto all'intervento, con il dolore del caso, con tutte le complicazioni. Quindi ecco perché uno dice cosa non fare, non lo fare. Come ridurre o riallineare i monconi di una frattura esposta, non lo fare. Piuttosto arresta il sanguinamento. Cosa devi fare? Ti metti lì, prendi con due braccia, con un telo pulito, piuttosto fai un bendaggio stretto, lui sentirà un po' di male, ma è per lui, ma il resto non lo faccio. E in quel caso, che stavamo parlando prima, del boccone che è andato distorto, cosa faccio? È una cosa molto semplice, gli do una mano, per forza, perché sennò lui muore. E come faccio a dargli una mano? Se lui è in questa posizione, che si può anche alzare, no? Mano a piatto, lo invito di tossisci, tossisci, perché la tosse certe volte fa dei miracoli. Quando va il boccone distorto, la tosse aumenta, incrementa la sua pressione e spesso e volentieri colpo estraneo viene fuori, ok? Se non viene fuori, con la mano a piatto, interscapolare tra le due scapole, colpi secchi 4-5 e di solito il boccone lo sputa. Cioè è una semplice manovra che vi può succedere dovunque, ma soprattutto anche al di fuori del campo. Però tante volte uno dice, e se non viene fuori? E se io batto e non viene fuori, che cosa faccio? La manovra di Heimlich, che non è altro che come messo lui su, in piedi, lo cingo con le mie braccia, mano a pugno con il primo dito all'interno, posiziono il pugno tra l'ombelico e lo sterno, l'altra mano cingo il polso da dietro, faccio delle pressioni all'interno e verso l'alto. Se ne fanno 5 o 6, senza irruenza, perché tanto basta poca pressione per cercare di eliminare quello che il corpo è strano, perché aumenta la pressione a livello delle vie aeree.
se sei sfortunato, neanche quella manovra ti dà una mano. Quindi cosa succede? C'è il rischio della perdita di coscienza, perché a un certo punto deficit di ossigeno perde coscienza e devi ritornare a quello che dicevamo prima, posizione supina, BLS. Se non respira e se si ferma il cuore, devo procedere a fare la rianimazione cardiopolmonare. Nello spogliatoio cosa può succedere? Può succedere che, come sono sempre dei, come si dice, dei giocherelloni, no? I ragazzi che si fanno i gavettoni, destra, sinistra, va, perché è giusto che sia anche così, perché comunque anche lo spogliatoio è un punto di unione, un punto di integrazione tra di loro. Può succedere che tra schizzi qua, schizzi là, uno dice mi asciugo i capelli, si attacca all'interruttore e può succedere, perché è successo. E in quel momento cosa faccio? Stefano, tu mi diresti, da domani viaggiano senza errore, però può succedere e sono le cose che purtroppo frequentemente capitano. In quel momento cosa faccio? Se sei lì tu, lo fai, scatti? Uno dice, devo fare qualcosa, no? Voi cosa fareste? Spingo. Di togliere la spina da... Lo spingo. Come fai a togliere la spina? Rimani attaccato anche tu? No, cioè, lo fa? Lo spingi. Bisogna chiedere aiuto. Aiuto, stacca l'interruttore, ma quello generale. Bisogna staccare l'interruttore. No, ma cioè, è vero. Ma prima che sappiamo che l'interruttore dov'è... Ma c'è sempre qualcuno che orbita intorno, O no? Non è così. Ho capito, però adesso vi dico, guarda cosa spogliatoio. Un aiuto ci dice che è sempre ci sono altri. Togliere. Cosa più facile dice togliere la spina. Allora, il filo è isolante. Isolante, la strappi. Sì, se riesci, ma se non riesci, se il problema è che nel momento stesso che tu hai questo che gli passa la scarica elettrica, non è che hai molte alternative, anche perché poi nel frattempo tu devi isolarti e devi isolare lui, non puoi pensare di dire faccio una cosa alla volta. Ma cerco di guardare, ma di certo se c'è l'acqua non è che mi metto i piedi nell'acqua. Di solito nei spogliatoi ci sono le cose in plastica. Sì, no, ma quello che volevo trasmettere io, no? Si va sullo, sì, sono d'accordo, ma nel momento stesso che tu valuti se c'è l'acqua, non c'è l'acqua, dove mi metto, cosa faccio, passano 15-20 secondi. Scusa, se valuto queste cose scappo, e mi valutare questo che andare a cercare un interruttore che non sappiamo dov'è. È vero o no? Vabbè, attenzione, questo e come valuto, come hai ragione, ma è un problema diverso, attento, questo è un problema diverso. Cioè la manovra, io ti dico, la manovra che tu devi fare è staccare l'elettricità, isolarti e isolare lui, quello che ti sto dicendo. Sì. Se poi tu mi dici guarda che l'interruttore è a 5 km, è normale che io, cosa vuoi che ti dica? Allora a quel punto piuttosto mi isolo con dei guanti e cerco di dargli una spinta, lo butto, se mi va bene lo stacco. Hai capito? Sì, però cioè, forse mi sono frainteso mi sono spiegato male, ma io dico il saper cosa fare in determinate situazioni al di là del campo, perché certe volte succedono, hai capito? Poi è vero, se poi tu non sai dov'è l'interruttore, posso capire, se sei fortunato che c'è Ettore che sta passando di là e ti sente dire aiuto, stacca l'interruttore, probabilmente lui in due secondi lo fa. Certo. Se poi gli dice no, l'interruttore è dall'altra parte, è sempre semplice, c'è poco fuoco, il contatore da staccare è tutt'altra parte. Lo so, però per dire, però bisogna arrivare per staccare. Comunque ecco, l'input era il saper cosa fare, no? Il saper cosa fare.